Salve, io sono la versione virtuale di Ulisse. Per intenderci, sono il modello grafico sviluppato dagli autori per il personaggio di Ulisse. Il mio compito è darvi alcuni brevi cenni su questa colossale opera in musical. La prima della storia sull'immensa Odissea di Omero. L'opera è sviluppata in lingua italiana, ma la eventuale traduzione in lingua inglese non comporta alcun problema, grazie alla profonda flessibilità e fluidità delle metriche. Il compositore delle musiche è Marco Grieco. Gli autori delle liriche sono Marco e Massimo Grieco. Le musiche e le liriche sono del tutto originali ed i diritti sono riservati in tutti i paesi del mondo, attraverso deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori, SIAE, alla quale gli autori sono affiliati. Il musical Odissea, nella sua stesura completa, si compone di 3 atti, di circa 45 minuti cada uno, per una durata complessiva, al di fuori delle pause, di circa 2 ore e 30 minuti. I 3 atti, costituiti unicamente da brani cantati, senza alcuna concessione alla prosa, sono suddivisi nel seguente modo. Nell'atto primo sono rappresentate la Telemachia e l'antefatto. Nell'atto secondo sono narrate le avventure di Ulisse, le mie avventure. Nell'atto terzo è rappresentato il mio ritorno nella mia Itaca, tra la mia gente. Il tutto per un totale di 25 brani. 25 brani che coinvolgono dal primo all'ultimo in un crescendo emozionante e commovente. Per la scenografia, oltre ad elementi tradizionali, si utilizzeranno moderne tecniche in 3D attraverso l'uso di lenti polarizzate che renderanno assolutamente indistinguibili gli attori in carne ed ossa da quelli, ad esempio Polifemo, il mostro Scilla, eccetera, creati attraverso rendering in computer grafica in 3 dimensioni. L'audio sarà in Dolby Surround. Saranno impiegati circa 20 cantanti, 40 ballerini e 15 acrobati. Gli autori hanno inoltre considerato l'opportunità, con l'aiuto dell'ambasciata greca in Italia, di realizzare allestimenti in teatri storici della Grecia, come l'antico teatro di Epidauro, e la promozione di questo grande spettacolo italiano nel paese d'origine del grande Omero. Infine, l'evoluzione di questo grande progetto è quella di realizzarne la versione in lingua inglese per poterlo esportare oltreoceano sia in formato di opera in musical sia realizzandone un lungometraggio musicale da inserire nei circuiti di programmazione cinematografica e di fiction televisiva. Cos'altro dirvi? Vi aspetto ad Itaca. Che il vento sospinga sempre le vostre vele.